Amici telesmondiani, bentornati. Ho finito di allenarmi. Braccia, ragazzi. Allora, in questo video volevo fare una mia riflessione. Che cosa ne penso di Ziz? Questo ragazzo australiano che, ragazzi, si è messo a fare palestra e ha ottenuto, diciamo, un fisico più o meno discreto. Era un scandinatista, stava nei Scandinati, ragazzi, a giocare tutti i giorni nei videogiochi. Naturalmente non era un king, era un drogato, ragazzi, alcolista, figlio d'indrocchia, imbasticcato e dopato. Perciò non era un king, era una scorreggia fritta che naturalmente ha investito sul web, ha fatto successo perché, ragazzi, contano i soldi, investi i soldi sul web e diventi famoso. Giustamente la gente lo seguiva, ha motivato tanta gente a andarsi a fare le siringhe, perché naturalmente uno che segue questo qui, ragazzi, lo segue. Sapendo che questo qui è un siringato, naturalmente si va a comprare le siringhe, si siringa felice pensando a Ziz. Ragazzi, io sono nettamente superiore rispetto a sto buffone, perché è un buffone, anche se è morto, ragazzi, cioè, è morto, ma devo dire che era un buffone. Ragazzi, che colpa ne ho, poveretto, mi dispiace che è morto, ma lo scelgono loro. Ci mettono di suo, perché, ragazzi, non è normale che una persona così diventi popolare nel web. E allora continuiamo a parlare. Kabijabi, la cosa del tubo, come si chiama? La professoressa del corsivo, Fedez, Luis, tante nullità sul web che promuovono solo cose nocive. Ragazzi, io, essendo King Natural, promuovo solo, ragazzi, allenamento natural, cose king, ragazzi. E che vi posso dire? Che Ziz riposi in pace, ragazzi, e che la gente togli l'iscrizione da questo canale, non segua più questo qui, anche se è morto, perché è una persona nociva. Segua solo me, che sono il più natural a livello mondiale, l'unico della serietà, e l'unico veramente che fa, ragazzi, il fitness aesthetic, l'unico re dell'estetica natural. Ragazzi, perché io sono, ragazzi, da prendere in considerazione come fisico più bello, perfetto a livello mondiale. Perché? Perché sono natural. Questo buffone qui non è natural, e allora si deve togliere dalla testa la situazione dell'estetic. Avete capito, ragazzi? Perciò non mi parlate più di sto Ziz, perché anche se è morto io gli faccio il dissing. Mi dispiace, mi vedrai dall'alto. I parenti mi vedranno, gli amici, i fan mi vedranno, adesso mi verranno a criticare, ma io ho detto la verità. Non è per nulla un soggetto da prendere in considerazione. Perché, ragazzi, è arrivato, non so a che età è arrivato, con un fisico che era, ragazzi, super giù come il mio. Ma il mio è veramente natural. Quello là è una scorreggia fritta, super siringato. Avete capito? Ok. Se volete un altro video dove poi vi faccio vedere il fisico a confronto con quello mio, naturalmente poi ve lo faccio. Scrivete un commento e condividete questo video dappertutto. Quando la gente sappia chi è il vero king dei natural, dell'estetic, il vero, ragazzi, fisico estetico a livello mondiale da prendere in considerazione, è il mio. Vero natural, perché, ragazzi, ce n'è sul web un sacco che dicono natural, invece sono siringati. Arrivederci.